tutti, sono Cristiano Ottonetti, membro del Club Pescatori a Mosca Ticino. In collaborazione con la Sim Swiss abbiamo deciso di fare una serie di tre video di costruzione. Presenteremo tre artificiali diversi, un terrestrial, una parachute da caccia, un'effimera e una sage. Queste tre mosche hanno un filo comune, che sarà la semplicità nella costruzione, l'ottima galleggiabilità e l'ottima visibilità, che caratterizzano appunto la pesca in caccia utilizzando la tecnica di lancio italiana. La prima mosca che costruiremo stasera è un terrestrial e sarà una Vespa. Usiamo un amo curvo dell'Arex, un FV511. Come filo usiamo un power thread da 25 denari nero. Io utilizzo per il corpo della Vespa dei corpi di foam che mi autocostruisco, ma potete trovarne di simili in commercio. Adesso andiamo a formare le zampette usando dell'elastico di gomma. Prima da una parte e poi dall'altra. In questa fase le lascio belle lunghe. Adesso vado a realizzare le ali. Per le ali uso del Crystal Flash. Utilizzo una pallina di polistirolo per fare il mio post. Potrebbe sembrare un montaggio parachute, in realtà non lo sarà, lo vedrete. Ho inserito la pallina di polistirolo in una calza di nylon. Ora formo un'asola. E vado a creare un sottocorpo con del dubbing che io mi faccio da solo. È un dubbing naturale mischiato a delle fibre di spectra e di angelina. Faccio uno strato molto leggero ma vaporoso, mi aiuta a dare movimento all'artificiale. E ora vado a mischiare due tipi di camoscio, uno tinto nero e un camoscio in livrea autunnale, che mi vanno a creare un contrasto di colore. Abbiamo il primo colore che inseriamo nella pinza con la punta rivolta verso l'interno.
andiamo in nero, anche questo stesso procedimento, andiamo a togliere tutto il sottopelo. E una volta pareggiato andiamo a mischiarlo all'altro, lo allarghiamo un pochino con le mani, lo disponiamo sopra la pinza più o meno alla stessa lunghezza, lo teniamo con le dita, prendiamo l'altra pinza e adesso abbiamo i due materiali insieme. Andiamo a regolare la lunghezza. Rasiamo. Regolata. Dobbiamo fare attenzione a non sovrapporre mai le spire. Adesso andiamo a fare tutti quegli aggiustamenti estetici, la lunghezza delle ali, la lunghezza delle zampe, che io lascio sempre un po' lunghe perché comunque aiutano a dare sempre movimento, eh? E poi tutti quei ritocchi estetici per l'occhio, comunque fondamentali. La nostra mosca è fatta.